Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti, è un piacere per noi anche conoscervi. Allora, sono qua col collega Antonio, io sono Enrico Longato di PowerP, che è una rete di impresa costituita da due software house che lavorano da anni con Odoo, una di Torino e una di Padova. Questo probabilmente a breve si aggiungerà una terza toscana. Un'azienda che è quella di cui faccio parte, che si occupa dell'aspetto commerciale. È stato fatto un intenso lavoro sulla parte amministrativo-finanziaria di Odoo. Mi fermo qui, vi ringrazio nuovamente, passo la parola al collega Antonio Bigliotti, che è lui quello bravo. Ecco. Grazie. Mi sentite? Prova. Ciao a tutti. Prova? Sì. Mi sentite? Ok. Allora, io sono il tecnico, Antonio Bigliotti. Quando abbiamo fatto questa preparazione, mi sono messo lì a pensare alla slide e nel frattempo, come succede ai tecnici che viaggiano per conto loro con la fantasia, il mondo va avanti e quindi... Che è successo? È successo che il nostro segretario ha chiesto le slide e tutto quanto, il nostro commerciale ha mandato il tutto ed è venuto fuori, ho visto ieri, il titolo Contabilità italiana per Odoo. È un titolo sbagliato, perché noi ovviamente non facciamo la contabilità che esiste già nella versione community, quindi non è un'altra contabilità. Noi ci approcciamo su un livello un pochino di quello che è il discorso. È scappato e mi dispiace. Allora, Odoo, ieri avete sentito, e qui lo condividiamo tutti, è in grado di fornire alle aziende soluzioni 360 gradi. Noi possiamo dare alle aziende un qualsiasi tipo di soluzione, può essere la produzione, può essere un'azienda che fa compravendita, può essere che usi il CRM, non è importante, ci sono moduli da tutte le parti. Per quanto riguarda la contabilità, ci sono i moduli community, ovviamente, perché poi alla fine di tutto bisogna arrivare anche alla contabilità in qualche modo. Ieri è stato detto da qualcuno, ieri sera, la parte più importante poi di tutti questi processi è arrivare alla fatturazione. In realtà non è neanche questo, perché la parte più importante di tutti questi processi è arrivare ad avere i soldi, lo dico brutalmente, ma è così. Quindi emettere una fattura e non riuscire a farsi pagare è peggio che non fare il lavoro, perché comunque è stato fatto il lavoro, se l'azienda ha dei dipendenti, li ha già pagati, è fuori, se non prende i soldi, non ci siamo. E quindi... Mentre preparavo questo talk, mi è venuta in mente quella pubblicità, non so se avete presente, quella del peschiamo il pesce con pesca sostenibile, lo congeliamo in un'ora e poi dice, e poi lo usiamo della plastica, una cosa di questo genere, cioè, ecco. Odoo è così, oggi noi proponiamo alle aziende di controllare l'azienda, di avere il controllo del business, come c'è qualche partner che ha proprio questo motto, gli permettiamo di fare la contabilità e poi non gli diamo il controllo della parte finanziaria. Quando l'azienda vuole sapere come fa ad avere il controllo della parte finanziaria, come fare tutti quei flussi finanziari e tesoreria, gli dobbiamo dire, come dicevamo per i cespiti ieri, c'è il commercialista che lo paghi a fare. E questo è stato un grosso limite di Odoo. Che è successo? Ah. Stavolta è colpa mia, non è colpa... Comunque, dicevo, poi quando si parte alla parte contabile, la parte anche di incasso dei soldi,
diventa tutto più noioso, cioè non è divertente come adesso abbiamo visto l'IoT, ci sono tutta una serie di cose. La parte contabile è quella che normalmente tutti considerano noiosa. Credo che qui gli unici che possano pensare che la contabilità è divertente siamo in due, se non sbaglio. Uno sono io e l'altro è Sergio Corato. Non so se c'è qualcun altro, ma tutti gli altri pensano che la contabilità sia quello che non va. Quindi noi siamo partiti con questo processo perché in Odò appunto c'è di tutto, ma mancava quello che è il discorso del controllo finanziario. Quindi abbiamo preso il software community, avevamo deciso all'inizio di questo processo di non toccare nulla del software community, perché l'idea che è stata alla base di tutto questo progetto era di integrare il più possibile questo software con quello che c'è in e quindi di lavorare, diciamo, come estensione del software. In realtà con il tempo abbiamo dovuto fare delle modifiche, perché quando si va su aziende di un certo rilievo, strutturate, diciamo, chi fa il controllo finanziario, l'amministrazione all'interno, che ha il contabile, quindi un'azienda di un certo livello, poi ci si trova con una difficoltà a proporre anche questo tipo di software, perché se voi proponete, non so, siete esperti di produzione come gli proponete l'IoT, parlate col titolare, gli fate vedere il prodotto, se gli piace il titolare o chi per lui decide e lo acquista. Ma quando andate a parlare del software amministrativo che ha a che fare con le banche, ma anche a che fare con la fiscalità, vi trovate di fronte al vecchio contabile di una volta che, insomma, ha tutto il controllo finanziario e che non può non vedere di buon occhio il software. Quindi bisogna che lo accetti il contabile, oppure andate a scontrarvi col commercialista. Noi proponiamo, per esempio, il bilancio previsionale, un commercialista ci mette una settimana a fare un bilancio previsionale, non è che gli si può dire, sai, adesso ti togliamo una settimana di lavoro. È la slide che... No. Ah sì? E io... E a differenza del presidente, lui è partito anche come tecnico, come me, però lui è diventato presidente e io sono ancora tecnico. La differenza di bravura. Cioè, ma non parte più. Ma non parte più. Comunque, vado avanti. Allora, se riesco a farmi... Bravo, ok. Sì, grazie. Quindi cosa abbiamo fatto? Praticamente abbiamo cercato di rendere semplice e omogeneo tutta la parte contabile. Quindi non abbiamo stravolto, se vedete le maschere, io ho pubblicato le varie maschere, se le vedete magari vi sembra che sia tutta la versione standard di Odò, in realtà dietro c'è tutto un lavoro molto di fino, insomma, tante piccole cose che servono alle aziende. Cominciamo per esempio le fatture con le scadenze, noi abbiamo messo la possibilità di le date di scadenza, gli importi delle scadenze, fattura già inviata all'agenzia delle entrate, perché anche se la fattura è avviata all'agenzia delle entrate, le scadenze possono essere modificate in accordo tra le parti, non c'è nessun problema. Odò oggi blocca il tutto e questo rappresenta un problema. Abbiamo aggiunto un simulatore dei pagamenti, anche quello è utile. Abbiamo messo cose come che in Italia si utilizzano come sulla prima rata, insomma un po' di cose di questo genere. Però l'interfaccia è la stessa. Abbiamo dovuto lavorare sulla liquidazione IVA, perché la liquidazione IVA della community va bene, funziona indubbiamente, ma manca di alcune informazioni che il contabile, come dicevo prima, quando andate a proporre all'azienda il contabile comincia a dire ma adesso vediamo se funziona. Manca la base imponibile, manca l'IVA e poi l'IVA è da calcolare. Cavolate, sono dettagli, però ci sono, bisogna metterli. C'è il discorso dell'IVA OSS, non so se sapete cosa vuol dire, One Step Shop, vuol dire che l'IVA, quando si vende
ad un privato, quindi è una norma che in questo momento si applica a privati e non a business to business, se non in alcuni casi particolari. E quindi se avete un sito, se il vostro cliente ha un sito internet e vende all'estero, oramai anche le piccole aziende lo fanno, l'IVA da applicare è quella del paese di destinazione e non quella italiana. Quindi è una norma che sembra brutta, tremenda, insomma, sembra che ci sia altro lavoro, ma come ieri si diceva, è un'opportunità per l'Italia, perché tenete presente che oggi un'azienda che vende su internet un prodotto, facciamo un esempio, a 100 euro, in concorrenza con l'azienda francese che lo vende, diciamo, a 100 euro, l'italiano può anche fare 99 per dire, poi all'utente finale l'italiano lo vende a 121 euro qualcosa, il francese a 117. Quindi l'Italia, che ha un'aliquota IVA molto elevata, e le aziende italiane sono sempre state svantaggiate. Questa normativa ci mette in grado di essere concorrenti con l'estero, con tutte le aziende europee. Però bisogna implementarla, insomma. Cosa significa? Bisogna fare N liquidazioni IVA, una per ogni paese a cui bisogna andare a fare il pagamento. E anche qui abbiamo usato, non abbiamo voluto stravolgere il sistema, cioè vogliamo che Odoo sia, chi conosce Odoo continui a usare Odoo come l'ha sempre usato. Abbiamo fatto il bilancio previsionale, questa è una cosa fondamentale per un'impresa. Oggi non si può più aspettare la fine dell'anno per sapere se si è inutile o in perdita. Bisogna saperlo in tempo reale. Questo è un bilancio che tiene conto di ratei, risconti, che sono quelle quote, quelle stregonerie dei commercialisti per spostare costi e ricavi da un anno all'altro, lo dico così in maniera molto semplice, le quote di ammortamento, col calcolo delle quote di ammortamento. Abbiamo integrato il modulo community delle quote di ammortamento, che è scritto molto molto bene, tra l'altro si parla sempre di Camilli, l'autore, vorrei ringraziare Silvio Gregorini perché è stato molto bravo a scrivere questo modulo. Noi lo abbiamo praticamente manipolato pochissimo, abbiamo semplicemente fatto in modo che i dati arrivino dentro il bilancio. Quindi sappiate che è scritto così bene che non c'è bisogno di fare il calcolo delle quote ammortamento come ha spiegato ieri Marco. Quella è una delle strade, assolutamente fattibile, ma il modulo permette anche di arrivare a fare questa cosa qui, un bilancio di creazione delle quote di ammortamento. Tra l'altro, ieri avete sentito, si parlava di bilancio cespiti, ammortamento civilistico e fiscale. Il bilancio va presentato con l'ammortamento civilistico. Queste sono le voci del, non si vedono bene, dell'ammortamento civilistico. Ma poi l'azienda vuole sapere qual è l'utile fiscale, che è diverso, perché poi dopo aver calcolato l'ammortamento civilistico, si calcola quello fiscale, si fa la differenza e si dice l'utile civilistico è 100, l'utile fiscale può essere 80 o 120, è quello che sia. E anche questo viene fatto praticamente in tempo reale. E questa cosa qui, come ho detto prima, porta via un bel po' di lavoro ai commercialisti. Abbiamo fatto l'estratto conto interattivo, perché il contabile ha bisogno di vedere in tempo reale le cose, quindi vedere non solo una stampa, oggi non è più una questione di stampa, vede l'estratto conto, ci fa clic, fa la modifica. Cosa vi voglio dire? Abbiamo i processi bancari, quindi l'azienda sa qual è la disponibilità del castelletto, il flusso bancario è stato unificato, abbiamo usato i payment order di Oka. Qui devo dare una brutta notizia al Presidente, non abbiamo integrato le RIBA sue. Questo, ma non perché ce l'avessi col Presidente, perché le RIBA, tra l'altro il modulo delle RIBA è più facile da usare di quello di Oka, questo lo voglio dire. Però volevamo un sistema integrato nel sistema, diciamo nell'ambiente, avere un unico modo di lavorare, e quindi le RIBA vengono proposte come ordini di pagamento di OCA, quindi l'azienda cosa fa? Presenta una distinta, che può essere una distinta SEPA a debito diretto, può essere una distinta di RIBA, può essere l'anticipo fattura, abbiamo implementato anche l'anticipo fattura che aziende più grosse viene utilizzato,
lo stesso procedimento viene usato per pagare il bonifico fornitore, lo stesso procedimento viene usato per fare i pagamenti delle RIBA fornitori, ed essendo integrato dentro OCA vuol dire che OCA ci lavora. Tenete presente che all'orizzonte c'è lo standard Open Bank, che vuol dire, lo dico in modo molto semplice, vuol dire che fra un paio d'anni l'azienda che fa il bonifico non prende il file XML e lo deposita nelle banking, invia il bonifico, come si fa oggi la fattura elettronica, e lo imbanda alla banca e parte il pagamento, e dalla banca torna indietro l'informazione. Quindi tutta sta roba qui, non è che ci possiamo mettere a inventare l'acqua calda tutte le volte. E quindi la scelta è stata quella di integrare dentro CA il processo di presentazione di pagamento, in modo che, diciamo, lasciamo fare OCA quello che sarà il discorso Open Bank e noi lo integriamo. Questo è tutto, non so se avete delle domande, sono qui. Domande? Tu sei caldo oggi, ti metti in prima fila perché devi sparare le domande, vai. Allora, io non so niente di contabilità, quindi se dico delle sciocchezze, perdonatemi. Diciamo, mi pare di capire che due cose, che c'è un, non so come chiamarlo, un deficit, un buco nei moduli della sanità. Qui Marco ci uccide. La seconda è che potrebbe esserci una qualche sovrapposizione con lavori simili, quello di ieri per esempio. Allora la domanda è, esiste un processo, una forma per coordinare, diciamo, gli sforzi sui modelli logici prima che quelli ADP? Allora, cioè, provo a risponderti io, vediamo. Vai. Noi siamo partiti con questo progetto un anno e mezzo fa, pensavamo di finire prima, siamo venuti qui per presentarlo proprio per il discorso che ieri, io condivido molto quello che ha detto il Presidente ieri, cioè questi processi vanno integrati perché ci sono delle problematiche, quello dell'Open Bank, piuttosto che non tra 2 mesi inizia il nuovo Intrastat che cambia tutto, quindi anche su questo noi lavoriamo. Quindi se non si lavora insieme non si può fare. Mi piace molto l'idea che ha proposto Andrea ieri di fare una sorta di directory, cioè è tutto in cantiere, l'ho capito. Noi siamo venuti qui per presentarci, io lavoro con Odo dal 2013 e per una serie di ragioni non sono riuscito a lavorare attivamente con la community. Quindi l'obiettivo nostro come PowerP è di farci conoscere per integrarci, perché dire a uno sviluppatore volontario, guarda che la contabilità tu devi fare così e cos'ha, perché il problema della contabilità è che ci vuole una persona che dica qual è il flusso e poi bisogna svilupparlo in un certo modo. La volontarietà qui rappresenta un grosso limite. Noi abbiamo preso 2 programmatori e io ho detto vai così, così, così e cos'ha, punto. Perché se no c'è il flusso così, c'è il flusso cos'ha. Quindi noi siamo venuti qui per farci conoscere, per far vedere cosa sappiamo fare, come si può fare, perché se no una proposta da parte di, anche se io lavoro dal 2013, non sono conosciuto, è una proposta come se è venuto fuori ieri, c'è una sorta di credibilità da far vedere. Diciamo che lo spirito con cui vi siete presentati qui oggi è quello lì, sì, di andare a condividere il lavoro che avete fatto, diciamo, al fine di tornare utili a tutti, perché in qualche modo, per esempio, allora il lavoro del registro bancario è nato in un periodo in cui non esisteva ancora account payment, certo, per cui diciamo è stato impostato in quel modo. Adesso, certo, che tra l'altro a livello logico lo sposa appieno quel concetto, che torna utile all'integrazione del sistema con la riconciliazione anche sull'estratto conto. Certo, certo. Per cui sarebbe utile rivisitare le ricevute bancarie anche in quella chiave. Il punto qual è? È che, diciamo, prendiamolo come un punto di partenza questo, nel senso che magari d'ora in poi qualsiasi idea si vuole mettere in cantiere è bene, come dire, annunciarla a tutti in maniera tale che se in qualche modo qualcuno può dare un contributo da una parte o dall'altra, certo, il lavoro, no, lo si fa anche in tempi un po' più rapidi e magari evitiamo di, come dire, di,
iniziare a scrivere qualcosa che in realtà è il cantiere anche da quella parte. Diciamo, questo è giusto per fare la chiusura su questa parte. Io da parte mia, guarda, oggi non vedo l'ora di sentire il Alex Comba, perché la mia partecipazione, cioè, credo che sia fondamentale per capire come partecipare, ecco, l'ABC. Assolutamente, ma lui è... E lui è il punto d'ingresso. È appunto, non voglio spoilerare neanch'io. Una domanda dietro e poi... Sì. Vai Paolo, voce però perché non so se... Versione 14? Non ancora, però noi abbiamo, siccome era già uscita la 13 quando ho iniziato il progetto, abbiamo replicato tutte le strutture contabili sulla contabilità, cioè tutti i moduli che interrogano, interrogano sulla contabilità, su account move e account move line. C'è un modulo ponte che replica tutte queste strutture, se vi facessi vedere la registrazione contabile e la copia della fattura, proprio perché già sapevamo di questa cosa. È ovvio che per esempio gli eventi sono legati ancora ad account invoice, quindi ci sarà un po' da lavorare, ma non partiamo proprio da zero, ecco. Ok. Chi era che voleva chiedere qualcosa? No? Vai, Andrea. Un'osservazione, perché se ho ben capito, l'intrastat a breve cambia. Sì. I pagamenti a breve cambiano. Credo che a breve ci sarà anche un discorso di fattura elettronica europea. No, c'è già, è dal 1° luglio, è già entrato in vigore. Apple. Dal 1° gennaio Apple. Cambia... No, dal 1° luglio di quest'anno è entrata in vigore la fatturazione elettronica europea. Quindi è tutto un movimento... Esatto. Perché concentrare gli sforzi e metterci assieme credo che sia un vantaggio per tutti, no? Certo. Credo che forse la 14 è proprio lì il punto dove cercare di convergere. Sono stati fatti grandi sforzi a livello tecnico per migliorare vari aspetti. Credo che l'idea un po' di integrare anche il discorso dei pagamenti nel sistema OCA la trovo intelligente come approccio. Chiaro che se è fatto sulla 12... Oggi bisogna pensare alla 14, non possiamo pensare certo. A un nuovo cliente che farò partire a fine anno o il prossimo anno non lo farò partire con la 12, credo, no? Sì, sì, ma chiaro. Credo che su questo punto bisogna fare veramente un brainstorming, chiamatelo come volete, ma cercare di condividere gli sforzi e lavorarci. Diciamo, giusto per chiudere, anche perché poi dobbiamo andare a prenderci il caffè e credo che qui più di qualcuno abbia necessità, lo vedo dagli sguardi. Però sostanzialmente il concetto qual è? È quello lì che in questo luogo, l'Associazione dell'Italia, tutti quelli che partecipano, che si avvicinano, che poi ritornano, sono ben accetti, nel senso che uno dei nostri principi, forse lo dovevo mettere, è l'inclusione. Cioè noi siamo sempre totalmente inclusivi in maniera tale che lo sforzo che facciamo insieme è uno sforzo piccolo, lo sforzo che facciamo da singoli diventa uno sforzo un po' più impegnativo. Va bene, allora facciamo una breve pausa, facciamo un applauso ad Antonio. Grazie. Facciamo...